Io da là vengo soltanto. Avevamo questa via Trave, bellissima, antica. Mancava proprio un nuovo assessore per rovinarla tutta? No. Increduli e arrabbiati, non c'è pace per i residenti del quartiere Trave a Fano, che in poco tempo si sono visti cambiare più volte la viabilità e senza alcun confronto con l'amministrazione comunale, prima in via della Fornace con il senso di marcia e la nuova pista ciclabile, poi con il restringimento della carreggiata sia davanti alla palestra che poco prima di via della Giustizia, ed ora con un mini rondò considerato inutile e pericoloso, partirà una raccolta firme. Ma a livello pratico basta venire qui e fermarsi un istante per vedere che non ci sono né le misure, né le condizioni, né nemmeno la visibilità per poter usufruire di una piccola rotatoria come questa, oltre alle relative problematiche che dà, perché qualcuno deve per forza camminare a 10 all'ora e gli altri camminano molto più velocemente, per cui non avendo la visuale ci si ritrova uno sopra l'altro ammucchiati. Sicuramente faranno festa i carrozzieri. Ambretta, anche lei abita qua da 40 anni, sì. Come valuta questa situazione, questo nuovo rotatore? Sì, io dico semplicemente questo, che sulla Trave qualcosa andava fatto, ma non una schifezza di questa portata, perché veramente è diventato impossibile circolare, difficile per tutti, per chi va a piedi, per chi va in bicicletta, per chi arriva in macchina, è veramente molto difficile. Questa è una situazione da rivedere, perché non può essere che delle persone che hanno studiato tra virgolette tra i libri alti abbiano fatto una cosa di questo genere, perché veramente è impossibile. Comunque una cosa che mi ha fatto molto male ieri è quella dell'assessore Sara Cucchiarini, che ha detto che non è lei la responsabile, ma la responsabile è l'assessore Tonelli. Ora io dico che forse la mano destra deve sapere quello che fa la sinistra, altrimenti saremo sempre allo sbaraglio. Guarda dietro. Inoltre, prosegue Ambretta, negli ultimi anni la zona si è riempita di appartamenti, per cui mancano i parcheggi, ma non solo. La segnaletica stradale è rovinata, contribuendo a un inquinamento visivo, le rotatorie con parti di velte sono state lasciate all'abbandono, per non parlare poi delle strade con l'abrodo. Ritornando su via Trave, a causa degli ultimi lavori c'è chi non riesce nemmeno ad accedere negli spazi privati. Parlando a nome del condominio, ce lo ha spiegato la signora Elisabetta. Perché dobbiamo fare manovra sulla rotatoria per poter entrare. Perché se veniamo dalla via di Fano ci dobbiamo fermare, quindi rischiamo di essere tamponati. Se facciamo questa rotatoria non abbiamo lo spazio per entrare, perché lì c'è il muretto e quindi ci blocca e dobbiamo fare manovra, fermare la strada principale per aspettare che si apra il cancello e entrare. Quindi noi siamo impossibilitati a parcheggiare dentro casa nostra. Cosa chiedete? Le dimissioni immediate dell'assessore e che venga ripristinata la strada di prima, che non si spendano soldi del pubblico inutilmente, vogliamo le persone competenti. Ed erano tanti i cittadini che questa mattina si sono radunati per raccontarci dei pericoli e dei disagi che stanno subendo. A dirci la sua è stata anche Sandra Giorgi, titolare da 50 anni di un negozio di via Liguria. Io non vedo niente qui. Questi vengono su a 300 all'ora e io sono lì ferma. Arriva questo che mi vuol passare prima e quando ci arrivi in negozio alle 10? Non è possibile una cosa così, a rovinare sta bella strada. C'era rimasto solo questo quartiere, tante quante. Così si deve fare. Guarda che roba bella. Fai le fotografie a ste macchine e portile giù. Sulla scrivania mettile, di là detto quella della sanitaria delle terrazze, che avete fatto schifo!